No, non è Natale, è che ho registrato questo video a dicembre, ma è uscito oggi, vabbè. Tornano le interviste dal mondo e oggi andiamo in Svezia con Giulia che ci dà un messaggio molto importante. Volere è potere e non c'è un'età giusta per ricominciare all'estero. Guardate come ha fatto lei con un figlio adolescente e un marito. Ciao a tutti e bentornati qui sul canale. Oggi siamo con Giulia e siamo in Svezia. Ciao Giulia. Ciao Serena. Senti, tu lavoravi nella moda, lavoravi pure per Armani, cioè nel senso mi sembra una cosa piuttosto fica, però dici che la mattina però ti alzavi con questo senso di routine senza più grande emozione. E a quel punto, come è entrata in gioco la Svezia? Diciamo che non è venuta fuori subito il disamoramento per il mondo della moda. Ho lavorato tanti anni nella moda e 15 anni specificatamente per Armani. E diciamo che gli ultimi anni ero un po' scontenta di come andava la mia vita in generale, non solo lavorativamente. E quindi la cosa su cui, come dire, si vedeva di più era che la mattina quando mi alzavo per andare a lavorare, sai, quando ti alzi con quel senso di mamma mia, devo andare a lavorare, cosa faccio? Vabbè, devo andare a lavorare, guadagnare la pagnotta, mi tocca. Però non ero felice, ecco, ero tutto tranne che felice. E siccome io per lavoro in Svezia c'ero già stata, non con Armani, con una ditta precedente, e mi era piaciuto molto, ero andata a Stoccolma e mi aveva colpito, mi era piaciuto tutto, mi era piaciuto il mood, mi era piaciuto l'ambiente, mi era piaciuto il clima, perché io adoro il freddo, paradossalmente. Stoccolma sapevo che era improponibile perché costa una follia e non ci sono appartamenti. Io ho una famiglia, marito e figlio adolescente, due gatti e un cane al tempo, quindi cioè, proprio non c'era verso a Stoccolma. Allora ho detto andiamo a fare un giro da un'altra parte e nel 2017, siccome non avevamo fatto il viaggio di nozze io e mio marito, ci siamo regalati un weekend di viaggio di nozze a Göteborg, Gothenburg. Ci siamo innamorati di Gothenburg, è una bellissima città. A me piace più che a Stoccolma. Anche lì il problema erano gli appartamenti, non tanto il costo perché è un pochino meno caro, ma trovarlo. Abbiamo cominciato a lavorare pensando ci spostiamo, andiamo in Svezia, cambiamo vita, e abbiamo trovato una villetta a 1 ora e mezza da Gothenburg. Per gli standard svedesi non è lontanissimo, per gli standard italiani è oltre le distanze e ci siamo trasferiti. E la verità è che io non avevo niente, per dirti tutta l'onesta verità, che non andasse a lavorare in Armani. Non avevo grossi problemi con i colleghi, non avevo un capo antipatico, guadagnavo anche abbastanza bene per essere una donna non laureata. Il problema è che finiva lì, cioè non avevo più la verve, non avevo più quel frizzantino di fare cose nuove. Dopo 15 anni avevo girato un po' tutta l'azienda e non avevo più stimoli. In più in Italia la situazione già non era rosea e io pensavo, mamma mia, se è così dura per me, che ho già un'esperienza, che vengo da un'età diversa, come sarà per mio figlio? Deve ancora finire le medie, poi farà il liceo, poi dovrà fare l'università, poi la specializzazione, perché tutte le volte che cambia la generazione ci aggiungi un pezzetto. Ai miei tempi bastava il liceo, ai suoi non basta più neanche la specializzazione. Quindi ho pensato, ma sto ragazzino quanti anni deve studiare? Metti che è una zucca come tanti, zucca intendo. Teneramente, detto teneramente, perché non tutti sono portati per lo studio, mica possiamo fare tutti gli ingegneri, ci vanno anche i meccanici, gli idraulici e i mobilieri, no? Se no andiamo a carte 48. E ho detto, questo poverino, metti che uno che non c'ha voglia di studiare, deve studiare fino ai 20 anni, 25 anni, come ridere? E cosa fa? Allora ho cercato un posto che uno, desse un minimo di spolverata pratica da subito, e due, se uno invece vuol continuare a studiare, ti permettesse di continuare a studiare senza dover vendere un rene per ogni genitore e avere debiti fino ai 40 anni del figlio, perché se tu vai tipo negli Stati Uniti hai un ottimo livello di istruzione, ma cavoli, ti vendi degli organi per andare avanti se non Sì, sei di sì. famiglia ricca. E allora ci siamo buttati sui paesi nordici, siccome la Svezia già la conoscevo, ho detto, ma dobbiamo imparare una lingua, per impararne una tra le quattro lingue nordiche, perché poi finlandese, norvegese, svedese, danese sono tutte lingue che non ci azzeccano niente con quella che conoscevo io. Ho detto, vabbè, buttiamoci sulla Svezia che almeno un po' la conosciamo. Ho fatto un'estorsione nei confronti della mia famiglia perché gliel'ho venduta sotto banco come una gran figata e poi è stata una fatica.
efficacia della malora, sai, adesso ogni tanto ce l'hanno questo, ci hai fregato in qualche modo, non abbiamo ancora capito quando esattamente, ma sì, perché poi tu eri tempo indeterminato e so che l'Italia quando lo dici assolutamente, sì. È pazzesco, e, sì. E avevo un lavoro a prova di bomba, perché avevo un lavoro col vecchio ordinamento tempo indeterminato, sì, in una multinazionale, puoi capire, certo, sì. No, non ti voglio dire cosa non mi hanno detto quando ho detto, ah sai, mi trasferisco in Svezia e sai, non ho un lavoro pronto. È stato un fioccare di complimenti. Lo fanno sempre anche quando ce l'hai pronto, quindi. Anche quando ce l'hai pronto, sì. No, diciamo che forse conoscendomi, chi mi conosceva davvero ha capito che non era una botta di, cioè non era un colpo di testa. No, chi no. Non mi conosceva si è scioccato parecchio. Poi mi ha sentito, ci siamo magari sentiti, rivisti via Skype o via Zoom in altre occasioni, e sentendomi parlare ha visto la differenza, perché chi mi conosce o chi mi ha comunque incrociato nel momento in cui io non ero soddisfatta e mi ha rivisto tempo dopo, non poteva non notare la differenza. Non che io sia venuta a fare la ricca ereditiera in Svezia, voglio dirti questa cosa. No, è una questione di soddisfazione personale che va, sì, oltre, sì, il lavoro, sì, oltre quello che si fa, va proprio ma anche, anche di, come dire, ho fatto qualcosa che volevo fare e posso farlo. Cioè, è come se tu ti dessi un rinforzo positivo dicendo, guarda, se voglio fare qualcosa lo faccio. Non che sia andato tutto bene, come, non che mi aspettassi che fosse tutto perfetto, ma magari qualcosa mi sarei aspettato meglio. Nello stesso tempo però non sono ancora morta, sono sopravvissuta e quindi tacca sulla spalla, pat pat, a tutta la famiglia, perché non ti voglio dire, ma con un ragazzino di 12 anni e un marito di 54 non è facile. No, sembra è facile. Sulla carta è tutta una passeggiata, poi è veramente faticoso. No, però siete la dimostrazione che puoi farlo, insomma. Puoi, sì, veramente. Assolutamente. Diciamo che sento tante persone che mi dicono, ah, come ti invidio, come verrei anch'io. Vieni. Sì, allora, esatto. Vieni. Cosa ti tiene? No, ma i soldi, io non avevo un soldino in tasca, fatto debiti, avevo la liquidazione di 15 anni di azienda, quello avevo, l'ho mangiata tutta, non ho più niente. Quando andrò in pensione andrò a un angolo, in una chiesa. Ci troviamo tutti lì. Sì, magari cambiamo chiesa, sennò siamo tutti insieme. Sì. Senti, una cosa, io non sono stata dove vivi tu, però sono stata a Stoccolma ed è una cosa che mi ha colpito tantissimo è quando esci dall'aeroporto c'è tutto quel bosco, perché sei a pochi, cioè, a pochi minuti dalla città e tu ma vivi il bosco. Dappertutto qui a pochi minuti c'è il bosco. Anzi, se sei uno con un po' di patemi da solitudine, da lupi nella notte, magari la Svezia non è proprio il posto migliore. Ecco, diciamolo. Ma com'è vivere in mezzo al bosco per l'umore? Come si vive? Io soffro di crisi di panico e di crisi d'ansia, ma forti. Cioè, io sono stata negli anni che vivevo ancora in Italia più di un anno senza guidare, perché tutte le volte che mi sedevo in macchina mi prendevano delle crisi tali di panico, sì, sì, che non riuscivo neanche a metterla in moto, non diciamo guidare. Quindi ero invalida. E ho detto, paletta, vengo in Svezia dove è buio, freddo, dove si suicidano ogni angolo, se ne suicida uno, basta. Cioè, certo, andrò di Xanax tipo a brocche, no? Tutto questo ti dico che io sono venuta in Svezia e dopo 6 mesi avevo smesso di prendere ansiolitici. Oh my God. E non li ho mai più ripresi, perché la verità è che l'ansia non è determinata dal buio, dal freddo o dalla solitudine, ma è determinata dall'insoddisfazione e dallo stress. Quando tu ridimensioni queste due cose, tutto il resto va a posto. Quindi sì, è vero che qua pensa che la dimensione è due volte l'Italia, due volte e mezza l'Italia, con 10 milioni di persone. Quindi non c'è nessuno in Svezia. Ci sono i lupi, gli orsi, le renne e qualche svedese qua e là. Però è anche vero che qua sono molto abituati, per cui tutte le case sono molto illuminate, tutte le finestre hanno l'abat-jour, con la stellina, le cosine. È tutto molto chiaro, non è tutto cupo, grigio, come vero, in Italia, vero. Cemento, armato dappertutto. Cioè, qui sono abituati a vivere al buio e nel nulla. E certo che se tu sei invece uno che ha bisogno della, come dire, del casino per sopravvivere, allora non ci siamo. No. Se devi vivere in centro a Stoccolma, allora sì, perché in centro a Stoccolma c'è casino come in qualsiasi altra metropoli del mondo. Però sì, sì. Alle 6 chiude tutto.
quello devi stare attento. Per cui se tu hai bisogno del latte, vai entro le 6, se no devi andarti a cercare un supermercato che, come in tutti i posti del mondo, gli schiavi esistono anche in Svezia, io li ritengo schiavi, perché lavorare fino alle 10:30 di sera, a volte anche la notte, non ha senso, secondo me. Uno si può organizzare sempre e comunque in un altro modo. E comunque noi qui a due passi abbiamo il bosco, soprattutto all'inizio era tutto tu pensa che io nel cortile ho i fagiani, una famiglia di fagiani, siamo in un paese, non siamo nel mezzo della campagna. Per dirti com'è la zona. Beh, molto bello. E senti, ma tu hai detto che quando ti sei trasferita hai fatto caso a non trovare una comunità italiana vicino per la lingua, per integrarsi prima. Ha funzionato? Nei due anni precedenti al trasferimento io mi sono iscritta a Facebook, non avevo, e mi sono iscritta a tutti i gruppi di italiani in Svezia che trovavo. Una ventina, mi vergogno profondamente di ammetterlo, ma a tutti quelli che trovavo mi iscrivevo. Perché mi rendevo conto che trovavo un'informazione di qui, una di là, magari erano due informazioni diverse, io facevo, come dire, la tara tra le due, e poi mi rendevo conto che c'erano tantissimi italiani con un atteggiamento veramente svilente nei confronti dei nuovi immigrati o di quelli che avevano intenzione di immigrare nel paese specifico, che ti toglievano la voglia di trasferirti. Sì. E non era legata necessariamente a difficoltà obiettive, era quasi un modo per dire stattene a casa tua, che qui è già occupato. Da me? Sì, esatto. Sì. Sì, e io pensavo, ma scusa, è talmente grande, siete talmente pochi che ci sono possibilità per tutti. E allora cosa ho fatto? Visto che mi giravano parecchio le scatole quando leggevo queste robe e ce n'erano un po' sparpagliati in tutte le zone dove io volevo trasferirmi, ho preso, un po' per fortuna, un po' per casualità, chiamala come vuoi, un po' per scelta, quando io avevo due opzioni ho scelto quella in cui c'erano meno italiani, perché ho pensato, se già non voglio, mi dà fastidio quando mi chiamano expat. Sì, io non sono un expat, io sono un'emigrata. Sì, esatto. Expat è una roba che non sento di essere. Io voglio rimanerci in Svezia, non ho intenzione di tornare in Italia e non penso neanche di saltare da una nazione all'altra, perché so troppo vecchia, non ce la faccio. Ma a 40, quasi 50, mi sento più stanziale di tanti altri. Penso di vivere qua tutta la vita, non voglio vivere da italiana all'estero, voglio vivere da svedese se riesco. Covid non ha aiutato per niente, perché purtroppo l'integrazione durante il Covid è andata a farsi benedire totalmente. Io mi sono trovata con gli svedesi benissimo da subito, nonostante tutti parlassero male di sti poverini, dicevano sono freddi, anaffettivi, pensano solo a loro stessi. Mio marito, che va a fare la spesa al supermercatino del paesello, noi siamo ovviamente gli unici italiani di tutto il paese, ma anche dei paesi vicini, per cui non è che si fa fatica a capire chi siamo. Due minuti che ci vedi, ti senti parlare, hai capito chi siamo. Gesticoliamo come delle Bertucce e siamo sempre solo noi. Quindi quando siamo andati a fare la spesa, mio figlio voleva il succo all'albicocca. Succo all'albicocca sai che quando arrivi io voglio le bacine, voglio i bagliocchi, e quelli non li trovi, no? Allora mio figlio cercava un succo all'albicocca e non gliel'abbiamo trovato. Non che si sia messo a piangere o si sia messo di traverso, però dice almeno il succo pensavo di trovarlo, no? Magari i bagliocchi non li trovi, ma il succo sì. Mio marito nella sua ingenuità è andato con quel tre parole di svedese e mezza parola di inglese che conosceva, è andato dalla cassiera e gli ha detto scusa, il succo all'albicocca, ha cercato su Google Translate, che salva chiunque ovunque, e lei gli ha detto mi dispiace non lo teniamo, e lui ha detto va bene, prenderò quello all'arancia. E certo. È venuto a casa con quella d'arancia. Tre settimane dopo, in mezzo al supermercato, la cassiera lo inseguiva e gli diceva guarda che ti ho fatto arrivare il succo all'albicocca, e da allora in poi il succo non è mai mancato. Che dolcezza. Praticamente lo prendiamo solo noi. Per farti capire l'attenzione al fatto che noi eravamo nuovi e spaesati, e per loro quello era un modo per dirti guarda, non sentirti troppo solo. Beh, questa è una cosa molto bella. Chissà se influisce anche il fatto di essere non a succo colma, you know? Sì, sicuramente sì. Purtroppo se tu vivi in una grande città la percentuale di immigrati è molto alta, mentre qui nel mio paesino siamo 5.000 e siamo tre italiani, capisci che è diverso? Sì, è diverso, certo. Quindi, però è bello sapere No, è bello, ma soprattutto perché nonostante io non abbia una
una comunità intorno mia italiana, non mi fanno sentire diversa. Certo, quando parlano veloci io li guardo con gli occhi a, come dire, tipo, sì, che cosa stai dicendo? Parlo un po' più piano, e quando vedono che io faccio la faccina, loro magari rallentano un po'. Senti, un'ultima domanda, secondo me può essere interessante. Per te e tuo marito, com'è stato ricominciare lavorativamente? Cioè, alla fine l'avete fatto. Ok, sì, già sì, questo è importante, ma com'è stato? Per me è stato un modo forse di staccare e di riprendere un ritmo più umano, più naturale, perché gli ultimi anni erano veramente frenetici, caotici, ero veramente molto molto stanca. Devo dire che ho ricominciato a lavorare in un ambiente totalmente diverso, perché in Svezia puoi lavorare negli uffici se conosci lo svedese. Devi conoscere lo svedese a un livello non basico, a un livello abbastanza elevato, per cui è difficile trovare un lavoro se non sai lo svedese. Io, per non rimanere a casa, portare a casa la pagnotta, sono andata a fare le pulizie, quindi senza problemi sono passata da fare il middle manager in Italia a fare le pulizie nelle case. Ci sta ricominciare? Ci sta, sicuramente pensavo non è il lavoro della mia vita, non sarà quello che voglio fare da qui alla pensione, però ci stava, l'ho fatto un anno e mezzo senza grosse difficoltà, tranne quelle fisiche, perché esatto, cavolacci, non me l'aspettavo, era dura. Mio marito invece ha fatto più fatica, perché purtroppo lui non parla inglese, e quindi sì, lui deve proprio aspettare di sapere lo svedese, e quindi per lui è più complicato. Poi ha un'altra età e tanti anni che non va più a scuola, quindi ricominciare a studiare una lingua straniera, tra l'altro una lingua che ha un 30% di lingua inglese, 30% di tedesco e un 30% di nordico, è veramente complesso. Diciamo che lui lavora durante l'estate, perché abbiamo trovato una amica italiana che ha un chiosco di gelati italiani, e quindi c'ha il pienone durante l'estate, perché gli svedesi sono i mangiatori di gelato, dire, il top del cappello nella piramide dei mangiatori di gelato. Lui si adatta a fare questo. Nel frattempo, per esempio, una cosa che io trovo buona, che in Italia secondo me manca, è che qui ti danno la possibilità di entrare nel mercato del lavoro a livello gratuito anche quando sei adulto, quello che sarebbe l'apprendista, ma quando sei adulto, perché non è detto che tu sia necessariamente troppo professionale o troppo preparato, ma il lavoro non l'hai mai fatto, sei un apprendista anche a 50 anni, e ti fanno l'apprendistato lingua, quindi tu lavori magari con altri svedesi o con altri immigrati, parlotti durante il giorno, non è che ti facciano fare chissà che lavori ad alto concetto, però ti eserciti, e non ti pagano ovviamente, ti rimborsano i chilometri che fai. Ci vuole del tempo, perché adesso sono 2 anni e mezzo che siamo qui e nessuno dei due ha mai lavorato a livello indeterminato a tempo pieno, perché anche il mio lavoro di pulizie era 50%, quindi lavoravo 20 ore a settimana, però si mangiava. È stato difficile secondo me entrare nel giro, perché non sai a chi rivolgerci. Qui c'è un ente che sarebbe il nostro ufficio di collocamento, ed è un ente, purtroppo dico io, come quasi tutti gli enti pubblici svedesi, che ha un'unica locazione geografica al nord, cioè l'head office è al nord, e poi tu entri in contatto telefonico oppure con i singoli uffici, che però purtroppo durante il COVID morti tutti. Certo. Quindi parlare con uno svedese che parla solo svedese o parla inglese, per uno che l'inglese non lo parla e lo svedese altrettanto, capisci che è faticosino. Il problema era spiegarsi, perché tu hai dei dubbi che però non sai a chi chiedere, hai delle domande che vorresti fare ma le fai alle persone sbagliate, sì, e poi i tuoi contatti sono svedesi e non hanno gli stessi problemi che hai tu, perché non sono immigrati. Quindi secondo me la cosa più difficile non è stata lavorare, ma arrivare a capire il giro del fumo, la burocrazia, ecco, quella è veramente, secondo me, faticosa ovunque, non ce n'è una burocrazia snella. No, con mio marito lo diciamo sempre, che noi in Italia abbiamo avuto l'occasione di studiare le elementari, le medie, e di capire, no, quello che c'era attorno. Qui non abbiamo avuto la stessa possibilità, siamo arrivati ed è stato diverso, però di contro, per il discorso degli attacchi di panico e tutto il resto, è un po' l'evidenza di come noi si venga ficcati in una routine, in un ruolo, in una condizione sociale eccetera, che magari non è quella che abbiamo scelto noi, ma è come si va avanti di solito. Voi siete, io adesso ho quasi 50 anni, ne ho compiuti 49 una settimana fa.
e finalmente ho deciso cosa voglio fare della mia vita. Ecco, in tutta la vita ho sempre fatto quello che dovevo fare, che bisognava portare a casa lo stipendio perché non c'erano altre possibilità, perché il mercato italiano del lavoro per le donne è limitato. Certo, è vero. Quindi qui non c'è limitazione, tu puoi fare anche il presidente, abbiamo un presidente del consiglio donna. Donna, quindi anzi due volte l'hanno eletta in una settimana. Ecco, vedi. Ribadiamo. Senti Gela, io ti ringrazio tantissimo, se volessero contattarti dove possono trovarti? Posso lasciare la mia email a cui rispondo sempre. Ti ringrazio tantissimo veramente, con tutti quanti ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo video dappertutto nell'internet. E... mi raccomando, come dire, il motto è volere e potere, solo quello. Chi non vuole non è vero che non può e che non fa. Molte volte è verissimo e Giulia nella dimostrazione. Grazie. Ciao.